Benedetto Croce, in appendice alla sua opera Storia del Regno di Napoli, colloca un saggio intitolato Due paeselli d'Abruzzo. I due paeselli sono Montenerodomo, in provincia di Chieti, patria d'origine della famiglia Croce, e Pescasseroli, in provincia dell'Aquila, paese natale del grande filosofo. Benedetto Croce nacque un secolo fa a Pescasseroli da Luisa Sipari e da Pasquale Croce. Dopo aver descritto le lontane vicende storiche della sua umile terra natale, il filosofo nel suo saggio scrive: testimoni del dominio feudale sono i ruderi del castello che ancora coronano il monte ai cui piedi si distende l'abitato di Pescasseroli. Vi si possono riconoscere un recinto o maschio di forma rettangolare e cinque torri rotonde, costruzioni di pietra con malta e lavorata a martello. Dedicati al castello sono alcuni versi di Francesco Sipari, fratello della madre di Benedetto Croce. Quelle vecchie muraglie del castello che sulla patria mia pendono mute, dalla polve dei secoli cosparse fuman quelle rovine, e intorno intorno, per le campagne desolate ed arse, squallido e tetro si diffonde il giorno. Il primitivo abitato di Pescasseroli, continua il Croce, si aggrappava certamente al castello, ma o che quel sito fosse via via abbandonato perché incomodo, o come più probabile che a ciò concorressero i frequenti terremoti che sconvolsero e abbatterono case e castello, certo è che l'abitato si allargò via via verso il piano. La bruna Madonna della Incoronata, che la tradizione vuole trasportata dalla chiesetta di quel luogo alla chiesa parrocchiale, confermerebbe questo trapasso dal monte al piano. Venendo a parlare della famiglia materna, Benedetto Croce scrive: rapida fu l'ascesa della famiglia Sipari. Vincenzo Sipari tolse a censo nel 1808 grandi distese del tavoliere e il figliolo di lui, Pietrantonio, accrebbe grandemente le possessioni ereditate a Pescasseroli, in altri luoghi d'Abruzzo, nella prossima terra di lavoro e in Puglia. Nel 1839 comprò l'antica casa baronale che egli fece demolire per costruire a quel posto un grande palazzo. Ed ecco che io, leggendo nei libri parrocchiali e nei registri dello Status Animarum i nomi e le date, Petrus Antonio Sipari 1795, Domina Elisabeth Ricciardelli Uxor 1806, Franciscus Saverius Filius 1828, Carmelus Pascalis 1832, sento i documenti toccarmi ora come cose vive. Vedo risorgere immagini e ricordi della mia fanciullezza. Questo paese di Pescasseroli dove nacqui non mi fu noto per molti anni se non nelle descrizioni e racconti che avevo udito da fanciullo. Descrizioni di un villaggio montano, per lunghi mesi coperto di neve, dal quale non si usciva se non addosso di mulo. Dove la posta giungeva una volta alla settimana, quando la neve non l'impediva, e il focolare rappresentava davvero il calore e l'intimità della vita, la vita della famiglia. Racconti di cacce avventurose, di incontri con briganti, di terrori, di pericoli scampati. Quelle descrizioni, questi racconti, si univano e quasi si confondevano con le scene e figure di cui mi riempivano la fantasia i romanzi storici di costumi medievali e feudali ed imprese guerresche che avidamente leggevo, somministratimi via via da mia madre, che molti ne aveva letti appunto nelle sere d'inverno accanto al fuoco. Mia nonna morì in età ancor giovine e io, che nelle parole di tenerezza della figliola la intravedevo come avvolta in un nimbo di santa, ho letto con commozione nel libro parrocchiale dei morti una postilla che il parroco non seppe trattenersi dall'aggiungere alla notizia che segnava:
di donna Elisabetta Ricciardelli, moglie di don Pietrantonio Sipari. A perpetua memoria lascio qui scritto: essere stata una donna pia di educazione, di religione, di pietà. Donna che dava ospitalità a chiunque dei forestieri andava a casa sua con la massima gentilezza e dolce loquela. Quando una dozzina d'anni addietro giornalisti ed escursionisti si misero, come si disse, alla scoperta dell'Abruzzo, Pescasseroli e i suoi dintorni destarono particolare interessamento. Molte volte fu invocata l'istituzione di un parco nazionale per salvare le ricchezze naturali della regione. E un altro pensiero fu vagheggiato: che questa conca a 1200 metri, circondata di montagne e colli, con boschi secolari o rinascenti per nuovi rimboschimenti, distante solo poche ore da Roma, diventi stazione climatica e vi sorgano alberghi. Il prossimo avvenire adempirà tali voti. Questi, o simili a questi, sono ora i problemi di Pescasseroli. Problemi di cresciuto benessere, di progredita civiltà, e ben più alti di quelli nei quali si trascinò per secoli la sua vita di piccolo paese feudale, sperduto tra le montagne e quasi inaccessibile. Sperduto tra le montagne, quasi inaccessibile, con una povera economia, rimane ancora oggi Montenerodomo, il paese d'origine dei Croce. Alla secolare miseria si sono aggiunti i lutti e gli orrori della guerra. I tedeschi hanno infierito su questo minuscolo centro, assolutamente privo di importanza militare, distrutta la metà delle abitazioni, trucidati 111 abitanti, un decimo della popolazione. La ferocia germanica si è accanita anche sul palazzo dei Croce. Facendo saltare in aria le 99 stanze dell'edificio, i nazisti hanno inteso forse prendere una sciagurata vendetta contro colui che alla cieca violenza della tirannide oppose sempre la lucida e serena razionalità di un libero pensiero. La terra di Montenerodomo, scrive Croce, sorge sopra una rupe calcarea a circa 1200 metri sul livello del mare, al principio della valle inferiore del Sangro, che essa domina, isolata com'è tutto intorno. Tra occidente e settentrione le sta innanzi il gran massiccio della Maiella, al quale la congiunge un suolo tutto onde, rigonfiature e poggi e colline, verdeggiante o biondeggiante, per pascoli e seminati, e qua e là brullo e sassoso. Non è un paesaggio ameno e ridente, è anzi un po' triste, non variato da alberi, non ravvivato da casolari, inquieto e affannoso in quella sua configurazione ondulata. E l'accesso non è agevole a questa regione, che è tra le più nascoste dell'Abruzzo. Del 1447 è la prima notizia della sua popolazione, perché nel censimento che allora si fece è descritto come abitato da 28 fuochi, ossia famiglie, noveranti in tutto 158 anime. I cognomi di queste famiglie suonavano Altruda, Bucciaroni, Fallocca, Iannicconi, Croce, Iannitelli, Lucci, Mastrangeli, Nero. Allora, come adesso, quasi non si aprivano strade, ma salite e discese, con rozze gradinate intagliate nella roccia. Le case erano basse, assicurati gli embrici dei tetti da grosse pietre, perché meno facilmente volino via nelle terribili giornate in cui infuria il libeccio. La pastorizia formava l'esercizio principale della popolazione, discendendo in ogni autunno gli abitatori di questi pecorosi monti con le loro mandrie giù per i tratturi al tavoliere di Puglia. Più tardi la famiglia Croce finì col sorpassare tutte le altre e nel 1720 conducevano in Puglia 1500 pecore. Questi capi di bestiame nel 1742 salirono a oltre 11.000. Nel 1753 il Magnifico, tale titolo si dava ai massari o industriali di campagna, Donato di Croce, era descritto nel catasto come il più facoltoso del paese. Il fratello, il sacerdote Don Michele, amministrò e restaurò la cappella del Rosario nella chiesa matrice e fondò, dotandola di beni, la chiesa di San Vito fuori le mura, gius patronato e sepolcreto della famiglia. La
Una lapide porta ancora un breve di Papa Benedetto XIV, in data 15 luglio 1757, al suo diletto figliolo Michele di Croce, concedente messe in suffragio di lui e dei suoi consanguinei, affini e discendenti. Scrivendo del bisnonno, Benedetto Croce afferma: «Onorato Croce, se è tra i rei, sarà tra l'anime di color cui vinse l'ira. Ma era un burbero benefico, come possiamo attestare noi suoi discendenti, che troviamo dappertutto i segni di ciò che egli seppe fare. La via che gira intorno all'abitato ha una lapide che ricorda l'entusiasmo dei cittadini operosi e le cure indefesse del sindaco Onorato Croce per questa balza pietrosa e dirotta, comodo e rotabile sentiero costruivano tra il 1831 e il 1834. Più in là, poiché sembra che gli avesse comune con i papi del 600 questa debolezza di apporre iscrizioni ovunque, sopra un muraglione si legge: nel 1852, anno decimo del sindacato di Onorato Croce. Al principio dell'altra lunga e bella via che conduce al vicino monte, sino a pochi anni fa si leggeva: Onorato Croce, per la sua tenuta di Monte d'Oro, questa strada costruiva. Or compie una settimana, io mi trovavo a Monte Nerodomo e frugavo nella casa comunale e presso il parroco e nelle case dei Croce e de Tomasis, in caccia di vecchie carte. E mi aggiravo per le stanze della vasta casa dei Croce. Per lunghe ore mi sono trattenuto a conversare con i miei cugini e nipoti, assiso sui poggioli di pietra, nell'angusto spiazzo che è chiuso nel fondo dalla chiesa di San Martino e da cui si dipartono due vie, l'una in salita, che prende nome da Giuseppe de Tomasis, e l'altra in discesa, che ha il nome di mio nonno, Benedetto Croce. Era quello, ed è ancora, il cuore della piccola terra di Monte Nerodomo, dove vissero ab antico i miei maggiori. E io mi sforzavo di ritrovare nel fondo del mio essere qualcosa che mi ricongiungesse a loro, una regola, un istinto, una passione, un palpito. E riuscivo in ciò soltanto a una consapevolezza debole, intermittente e sfuggevole. E pensavo, non senza malinconia, che forse l'uomo, piuttosto che figlio della sua gente, è figlio della vita universale, che si attua di volta in modo nuovo. Piuttosto che filius loci, è filius temporis.